Parmigianino. È il soprannome con cui è passato alla storia il pittore Francesco Mazzola. Le opere di Parmigianino ce le ricordiamo tutti. Sono quelle che ci hanno colpito sfogliando il libro di storia dell'arte. Quella Madonna dal collo così lungo, quel ritratto deformato dallo specchio, il braccio allungato di Antea, la bellezza della schiava turca. Eppure cosa sappiamo della biografia di Parmigianino? Cosa ci dicono quei libri di storia dell'arte? Molto poco. Dobbiamo attingere agli indizi che abbiamo. Poche opere e un corpus di disegni molto ricco. E le testimonianze di alcuni studiosi. Prima di tutto quella di Giorgio Vasari, il biografo più noto degli artisti del Rinascimento italiano. Fra molti che sono stati dotati in Lombardia della graziosa virtù del disegno, non è da posporre a nessuno Francesco Mazzuoli Parmigiano, il quale fu dal cielo largamente dotato di tutte quelle parti che a un eccellente pittore sono richieste. Questo è stato il Parmigianino, e dunque vale la pena di indagare. Vale la pena di conoscere più da vicino la vita di uno dei pittori più originali, più sofisticati, ma anche più misteriosi del Cinquecento italiano. Cominciamo dalla fine, perché le indagini partono sempre dalla fine, dal cadavere, dalla tomba in questo caso. Parmigianino è sepolto a Casalmaggiore, che oggi è in provincia di Cremona e all'epoca era appena fuori dalla giurisdizione di Parma. Abbiamo un testamento che lui scrive 3 giorni prima di morire, quindi all'improvviso. Da lasciare, addirittura chiede di essere seppellito nudo con una croce di cipresso al petto. Perché un artista così grande muore in povertà e viene seppellito in maniera così misera, mentre ad esempio Raffaello è sepolto al Pantheon a Roma e Michelangelo a Santa Croce a Firenze? E perché la sua tomba non è neanche nella sua città natale, Parma? Sulla sua tomba è stata messa un'immagine, l'autoritratto con berretto rosso. L'originale è conservato alla Galleria Nazionale di Parma. Esiste anche un dipinto alla Galleria Nazionale di Parma di un uomo, anche con la barba, che porta un berretto rosso. È un dipinto su carta. Ci sono disegni anche sul verso del foglio. Questi disegni sicuramente non sono del Parmigianino. A mio avviso, come da tanti altri, il dipinto non è di lui. Sono passati secoli. L'idea che possiamo sbagliare non è così strampa. Questo pseudo autoritratto descrive un uomo, è vero, aveva 37 anni il Parmigianino, non era vecchio, ormai distrutto, quasi fosse dedito all'eroina, chissà quale droga, non si sa. Con le guance scavate, l'aria rassegnata, i capelli radi, la barba tutta incolta. Io non posso dire c'è la mano del Parmigianino, non c'è, perché questo non è mio ambito, ma sono certa che il Parmigianino non si sarebbe mai ritratto in quella maniera. Non è lui, non è lui. Falsa partenza, quindi? Non è il Parmigianino? Ma allora perché il dipinto è stato indicato come un suo autoritratto? Ripartiamo da Vasari. Francesco, finalmente, avendo pur sempre l'animo a quella sua alchimia e tessendo di delicato e gentile, fatto con la barba e chiome lunghe e malconce, quasi un uomo sabatico ed un altro da quello che era stato, fu assalito da una febbre grave e da un flusso crudele, che lo fecero in pochi giorni passare a miglior vita.
Vasari descrive Parmigianino negli ultimi mesi di vita come un pazzo, dice malconcio, mal vestito, spettinato, e ci descrive come una persona che era impazzita proprio, no, a inseguire l'opus alchemico. E però, diciamo, questa descrizione è molto letteraria, e per dar veridicità sono stati individuati una serie di opere, non necessariamente il Parmigianino, che in quanto, diciamo, ritratta di persone spettinate, vengono considerate gli autoritratti del Parmigianino. Alcune cose, diciamo, sono condivisibili, altre assai meno. Questo ritratto quindi potrebbe coincidere con la visione che Vasari dà del Parmigianino, quella di un uomo ormai perso dietro la pratica alchemica. Ma è stata proprio l'alchimia a distruggerlo? Parmigianino vive in un periodo in cui alchimisti sono dappertutto, sono degli artigiani periti in tecniche diverse fra loro, come la metallurgia, l'arte di produrre polvere da sparo e fuochi d'artificio, il toscano Biringuccio Vannoccio, che è accreditato come l'inventore dei fuochi d'artificio, si definiva alchimista. Parmigianino era a suo modo un alchimista, perché in quanto pittore doveva saper mescolare dei pigmenti per ottenere dei colori, doveva saper creare delle sostanze con cui dorare delle superfici, che potevano essere superfici lignee o anche metalliche. Quindi il lavoro artigiano dietro è un lavoro da alchimista. Il punto fondamentale però qual è? Che gli alchimisti credevano nella possibilità che l'arte alchemica potesse trovare una sostanza chiamata pietra filosofale, capace di trasmutare i metalli vili in oro. Ed avesse voluto Dio che gli avesse seguitato gli studi della pittura e non fosse andato dietro ai ghiribizzi di congelare mercurio per farsi più ricco. Sarebbe stato senza pari e veramente unico nella pittura. Ma allora Parmigianino era solo un pittore che sperimentava nuove miscele per i suoi colori, o un uomo bramoso di ricchezza tanto da distruggere un futuro promettente a causa della ricerca alchemica? A questo punto è necessario un passo indietro nella storia, fino a tornare al 1503, a Parma. È qui che Francesco Mazzola diventa il Parmigianino. Si chiamava Francesco Mazzola, è stato un pittore importantissimo per la Parma del Cinquecento, ma non solo, è l'inventore di uno stile, la bella maniera, il manierismo, che diventa uno stile internazionale. Nasce a Parma, quello che adesso è il borgo Parmigianino, ma all'epoca era borgo delle Asse, attiguo alla Camera di San Paolo, al convento di San Paolo. E si chiamava Borgo delle Asse perché per camminare in quella strada servivano delle assi, altrimenti con la pioggia e il fango si sprofondava. Era nato nel 1503 a gennaio e è figlio d'arte. Suo padre Filippo Mazzola era un pittore, si era aggiornato sulla pittura di Giovanni Bellini a Venezia. E, diciamo, tornando a Parma negli anni 90 del 400, il babbo del Parmigianino dà vita alla bottega di famiglia. Rimane orfano all'età di 2 anni, cresce con gli zii e a 16 anni già comincia a dare prova del suo talento straordinario. A Parma c'era un altro pittore grandissimo, importantissimo, geniale, Correggio. Sembra piuttosto chiaro
che anche se Parmigianino non fosse proprio allievo nel senso stretto del Correggio, inevitabilmente, perché non era neanche un cretino, ha guardato le opere del Correggio e ne tira moltissimo. Parma nel Cinquecento è un ambiente ricco di stimoli che influenza questo giovane che sembra nato con i pennelli in mano. Essendo all'età di 16 anni pervenuto, dopo aver fatto miracoli nel disegno, fece in una tavola di suo capriccio un San Giovanni che battezza Cristo, il quale condusse di maniera che ancora chi la vede resta maravigliato che da un putto fosse condotta sì bene una simil cosa. Vasari racconta più o meno che Parmigianino è nato con i pennelli nelle mani. Parmigianino è un artista che inizia molto giovane. Sappiamo più o meno che la prima pala d'altare, non piccolo dipinto, lui lo fa quando ha 16 anni. E questo dipinto esiste sempre a Berlino, è un dipinto del battesimo di Cristo. Suscita la meraviglia di tutti i suoi contemporanei. In questo il Vasari dice il bene, era un ragazzino ma dipingeva come un vecchio. Questo era il Parmigianino. Già la sua infanzia, la sua adolescenza denunciano una vita non facilmente decifrabile. Per ricostruire questi primissimi anni del Parmigianino abbiamo a disposizione quasi esclusivamente i suoi dipinti. È possibile scovarvi una qualche traccia di conoscenza alchemica? Qualcosa che vada oltre l'alchimia necessaria a fabbricarsi i colori? È una delle sue prime opere a rinforzare il dubbio. L'autoritratto entro uno specchio complesso. Quello specchio, secondo alcuni, sarebbe un importante simbolo alchemico. È collegato alla saggezza e al mercurio, l'elemento primordiale alla base di ogni metallo. L'uso che ne fa Parmigianino dà vita a uno dei dipinti più originali della storia dell'arte. Vasari dice che ha preso uno specchio da barbiere e l'ha utilizzato, e infatti è un mezzotondo che utilizza, e la forma della rappresentazione di Parmigianino è una specie di distorsione come dovrebbe avvenire quando uno si guarda nello specchio convesso e si vede la mano che è sempre più o meno gigantesca e poi la faccia del pittore che si guarda e c'è una specie straordinaria di intensità dell'occhio che guarda verso di noi. Una meraviglia, veramente uno dei grandi capolavori dell'artista. Ed è un viso bellissimo, più d'angelo che d'uomo, dice il Vasari, ma è bellissimo e ha una cura veramente eccezionale, non solo nel ritrarre il suo abbigliamento con la pelliccia, la camicia ricamata, ma anche la sua stanza dove con tutta probabilità davanti a uno specchio convesso si siede e si ritrae. Parmigianino era un ragazzo, un artista colto, negli stessi anni si esercita sulla musica, lo dice anche poi Vasari, sarà un grande suonatore di liuto, i suoi disegni giovanili sono annotati con versi dal Petrarca o dall'Eneide, quindi insomma c'è nei suoi disegni giovanili quella che era la sua scuola, cultura, no? Che mano a mano stava apprendendo e lo dobbiamo immaginare anche bello ed elegante. Aveva una grande stima di se stesso e anche una grande ammirazione, non a caso spesso viene indicato come simbolo del narcisismo questo autoritratto di Vierne. Bello, giovane, talentuoso, colto e a quanto pare molto curioso.
Se così stanno le cose, è probabile che Parmigianino sia stato affascinato anche dalla cultura alchemica. Ma fino a che punto? Tramite chi? Non escludiamo che anche Parmigianino avesse questa cultura alchemica. Certo, lo ricaviamo dalla storia, dai documenti, dal fatto che, per esempio, siano nominati come alchimisti famosi anche dei personaggi di Parma, come Giorgio Anselmi il Signore. Ma diciamo, lo possiamo ricavare da questo, non dai suoi dipinti. Nessuno dei soggetti realizzati a Parmigianino ha una valenza alchemica. Il presupposto è che il committente che lo pagava per certe pitture fosse un alchimista e quindi volesse questo. In un ritratto dipinto da Parmigianino nel 1524 è raffigurato un nobile dell'epoca, Galeazzo Sanvitale, con in mano una moneta che reca le cifre 7 e 2, da alcuni interpretate come numero alchemico. Era forse lui l'alchimista? E quindi Parmigianino ad essere un alchimista o lo sono i suoi committenti? Non lo sappiamo con certezza. Ciò che è sicuro, però, è che Galeazzo Sanvitale e sua moglie Paola Gonzaga invitano Parmigianino ad affrescare una stanza del loro palazzo a pochi chilometri da Parma, a Fontanellato. Una stanza riccamente affrescata, che però nasconde un segreto. Quando il Parmigianino viene chiamato per la prima volta da Parma a Fontanellato, incontra all'improvviso una rocca. Divisa dal paese da un fossato profondo che la circonda interamente. Nella rocca di Fontanellato, che è il fulcro del paese, c'è una stanza all'estremo occidente della costruzione. Una stanza che soltanto nel Settecento ha avuto un po' di luce con una finestra aperta, ma che nel Cinquecento era completamente buia. Buia a livello dell'acqua, questo fossato di acqua verdastra che d'inverno diventa di ghiaccio, ma che comunque è sempre cupo, e null'altro. Null'altro, è una stanza misteriosa. Negli affreschi della stanza dipinta da Parmigianino al pian terreno della Rocca San Vitale, vediamo Diana nuda in una grande fontana assieme alle sue ninfe che diciamo si sta lavando, sta facendo il bagno. Lì per caso la sorprende, no, il Giovanni Atteone, che è un cacciatore, e diciamo Diana, schizzandogli il volto, no, con l'acqua dove si sta lavando, lo trasforma in cervo. A quel punto i cani da caccia di Atteone non lo riconoscono più come padrone e lo sbranano. La favola dello sfortunato Atteone è presa dalle Metamorfosi dello scrittore latino Ovidio. Ma cosa significavano questi affreschi per Galeazzo Sanvitale e Paola Gonzaga? Perché farli realizzare in una stanza così piccola e nascosta? Si dice anche ogni tanto che la funzione della stanza era come stufa di Paola Gonzaga, ma anche là veramente non ci sono prove e non sembra tanto probabile. I Sanvitali danno l'incarico al Parmigianino 19enne di dipingere questa favola, ma non dipingerla nella maniera normale di una favola, di dipingerla secondo il loro punto di vista. Possiamo dire che Diana e Atteone simboleggiano i committenti degli affreschi, cioè Galeazzo Sanvitale e Paola Gonzaga.
E questo lo possiamo affermare con certezza perché nei disegni preparatori, nei vari studi in cui Atteone viene trasformato in cervo o appunto nella dove Parmigianino tratteggia queste ninfe, no, di questo bagno di Diana, insomma ci sono anche i veri e propri ritratti dei committenti. Insomma, in uno dei disegni Atteone non è vestito da Atteone ma è vestito da Galeazzo San Vitale, proprio a sottolineare che questa figura simboleggia il signore del castello. Quindi negli affreschi c'è un esempio, diciamo, di urbanitas coniugale. Perché questa è una stanza dove con ogni probabilità si riunivano degli amici di un ristrettissimo cerchio, al limite dell'eresia e della contraddizione, dove discutevano di cose che apertamente non potevano essere discusse. Dunque in questa piccola sala affrescata i coniugi San Vitale hanno voluto raffigurare loro stessi e il loro matrimonio? Oppure è un luogo in cui Galeazzo San Vitale, forse alchimista, forse vicino a posizioni eretiche, organizza incontri clandestini? Nessuna risposta pare essere quella definitiva. Dobbiamo immaginarla illuminata solo dalle torce. Non c'è una luce centrale. Perché non c'è una luce centrale? Perché lo specchio, rappresentato dallo specchio convesso, è il sole. Questo sole riflette la luce delle torce che probabilmente veniva dal basso ed è l'unica fonte di luce che illumina questa stanza. Lasciamo Fontanellato senza una risposta definitiva sull'alchimia di Parmigianino e torniamo a Parma. Qui, nella Basilica di Santa Maria della Steccata, ci sono gli affreschi più grandi e ambiziosi che l'artista abbia mai realizzato. Quelli del Sottarco, iniziati circa 6 anni dopo Fontanellato e mai terminati. Cosa rappresentano questi affreschi? E in che modo qui potremmo trovare prove dell'alchimia di Parmigianino? La prima cosa da dire è che non viene dato un progetto molto preciso, perché attraverso i disegni possiamo seguire i cambiamenti non solo dell'iconografia, ma anche della forma, della sua concezione. In ogni caso, rappresenta 3 vergini sagge, 3 vergini folle e poi coppie di figure in chiaroscuro, come se fossero sculture in marmo, di Adamo ed Eva, Mosè e Aronne. Sono state per la maggior parte interpretate come l'illustrazione della parabola delle vergini sagge, delle vergini stolte del Vangelo di Matteo. E non è vero. Intanto sono 6, 3 da una parte e 3 dall'altra. Poi la luce che si... la lanterna che si passa non è una, non è che ognuna abbia una lanterna sua, è una lanterna, da una parte spenta a sinistra, dall'altra accesa, si passano quella. E io credo che proprio questa lanterna sia stata la causa della rovina del Parmigianino, perché lui a Bologna si era molto molto avvicinato a Juan de Valdés, alla dottrina degli Alumbrados, ed eravamo alla vigilia del Concilio Tridentino, per cui qualunque interpretazione della fede o qualunque avvicinamento a altre dottrine che non fossero quelle rigidamente cattoliche erano viste come un'eresia. Ma era mai possibile dipingere dei riferimenti alchemici negli affreschi di un santuario cattolico? Fino a che punto Parmigianino si è preso delle libertà nel suo lavoro alla Steccata? Ancora una volta, l'analisi del disegno non ci dà una risposta definitiva.
ci sono dei vasi incandescenti, no, con degli angeli attorno. E il vaso come contenitore dell'anima è qualcosa che ricorre spessissimo nella pittura del Rinascimento, ma questi vasi, ecco, che fa Parmigianino, sono dei tripodi particolari che trovano corrispondenza nei vasi che illustrano i trattati d'alchimia. Quindi, diciamo, se il significato non è alchemico, ecco che abbiamo una spia indiziaria, chiamiamola così, che Parmigianino questi libri di alchimia li avesse visti, li avesse quindi anche letti. Una cosa però è certa. Gli affreschi della steccata procedono lentamente, così lentamente che i rapporti tra Parmigianino e i suoi committenti si fanno sempre più tesi. Il Parmigianino si lamenta che non abbia i ponteggi, che non abbia tutto quanto gli era stato promesso e anche sottoscritto ufficialmente nel contratto e che gli veniva a mancare. Immaginiamo che la volta è molto in alta, la volta che doveva affrescare. Non poteva lavorare senza i ponteggi e i ponteggi gli venivano a mancare. Abbiamo il contratto iniziale, abbiamo un testo scritto dalla mano del Parmigianino che infatti ha una calligrafia bellissima, ma è molto complicato sapere precisamente cosa succede. Sembra che dura molto anche per costruire un ambiente dove può veramente dipingere. Facilmente gli artisti chiedevano delle proroghe, ci sono tanti mesi, a Parma soprattutto, insomma, nei documenti vediamo che proprio la pittura da fresco con l'umido, il freddo, insomma, non può essere eseguita d'inverno, quindi certamente ci furono dei rallentamenti. Non finisce prima del più o meno 39 così a fare il sottarco, come detto, non ha ancora fatto l'abside, muore prima di fare l'abside. Dal 31 al 39 sono 8 anni, è molto. Intanto cominciò Francesco a dismettere l'opera della steccata, o almeno a fare tanto adagio che si conosceva che v'andava di male gambe. E questo avveniva perché, avendo cominciato a studiare le cose dell'alchimia, aveva tralasciato del tutto le cose della pittura, pensando di dover tosto arricchire congelando mercurio. Vasari emette un giudizio molto negativo sulla fine della carriera di Parmigianino. Lo taccia di essere un alchimista e quindi un fallito, cioè un artista fallito sostanzialmente. Perché? Perché ha tradito quella che sarebbe dovuta essere la vera arte pittorica, ovvero la tecnica dell'affresco, e sarà comportato da vero alchimista, cioè come qualcuno che non portava mai a compimento quello che aveva intrapreso. L'alchimia è una scienza molto strana. Sicuramente erano alchemici o alchimisti i San Vitale. Non abbiamo alcuna prova che lo fosse il Parmigianino. Lo negano i suoi aiutanti, lo negano gli storici, negano recisamente che il Parmigianino dedicasse la sua vita, o perdesse la sua vita, o consumasse la sua vita nella ricerca alchemica. Per quest'idea, francamente, non ci sono prove assolute. Personalmente non ci credo per niente. Quindi non è stata l'alchimia a distrarre Parmigianino dagli affreschi della steccata. L'accusa di Vasari ha altre motivazioni. Una cosa però è certa, e anche stavolta la possiamo ricavare dai documenti. Nel 1539 i fabbricieri non ne possono veramente più di Parmigianino, tanto che arrivano a compiere un gesto inaudito. Viene imprigionato, viene messo in prigione, abbiamo anche degli atti del processo, insomma, di tutte le difese successive, insomma, dal podestà di Parma. È appunto un caso più unico che raro, non ho notizia di altri artisti alle stesse date che vengano imprigionati. Questo fatto di mettere Parmigianino in prigione è molto inusuale. Altri pittori o artisti sono andati in prigione, ma per altri motivi. Benvenuto Cellini uccide qualcuno e va in prigione. Sembra evidente che in qualche modo diventano furibondi con lui, ma non si capisce precisamente il perché, anche nel senso che verso la fine sembra lavorare di più e non di meno. Se non è l'alchimia, perché i fabbricieri odiano così tanto Parmigianino? È complicato sapere
perché i frabiceri sono diventati così impazziti col parmigianino. Molto probabilmente i fabbriceri si erano presi spavento dell'estrema libertà con cui il parmigianino rappresentava una realtà religiosa. Non eravamo lì, è veramente impossibile ricostruire, ma si direbbe almeno che c'è una specie di odio personale, e forse parmigianino in questo senso non era molto diplomatico. Non è escluso che molti invidiosi di Parma abbiano soffiato sul fuoco. Non è escluso, però è un fatto. Tutto questo traveste una realtà forse diversa. Certamente, diciamo, l'ossessione parmigianino era quella del denaro, la sua vita è rovinata con questa commissione della steccata. Per dipingere Santa Maria della Steccata, Parmigianino ha ricevuto un acconto incredibilmente alto per l'epoca. E la Steccata è senza dubbio la basilica più importante di Parma, il suo fiore all'occhiello. All'inizio quindi sembra proprio che i fabbriceri abbiano scommesso su di lui e sul suo talento. Ma da dove gli viene questa fama? Per scoprirlo bisogna riempire i 6 anni che vanno dal 1524, data di fontanellato, al 1530, quando Parmigianino viene richiamato a Parma. È ancora Vasari ad accompagnarci per mano, questa volta verso Roma. Dopo venuto il desiderio di vedere Roma, come quello che era sull'acquistare, e sentiva molto lodar l'opere dei maestri buoni, e particolarmente quelle di Raffaello e di Michelangelo, disse l'animo e desiderio suo ai vecchi zii. Nella biografia di Vasari spiega che Parmigianino aveva voglia di andare a Roma per studiare le opere di Roma, le opere dell'antico, le opere di Michelangelo, le opere di Raffaello. E poi aggiunge che andando a Roma ha portato 3 dipinti. Una Madonna, una specie di Sacra Famiglia, che adesso è al Museo del Prado a Madrid. Una Circoncisione, Detroit. E poi un autoritratto di se stesso che troviamo adesso a Vienna. Richiama Parmigianino il novello Raffaello proprio perché probabilmente nel momento in cui questo artista si presenta a Roma, diciamo, ed è già a giudicare appunto da questi dipinti che ha portato un artista sommo, addirittura insomma pare sia, venga scambiato per Raffaello Redivivo. A Roma c'è Papa Clemente VII, un de' Medici, grande cultore delle arti e grande mecenate degli artisti. Raffaello, che era stato il punto di riferimento dell'arte, è morto da pochi anni, lasciando un grande vuoto. In città accorrono Rosso Fiorentino, Benvenuto Cellini, Giulio Romano e naturalmente Parmigianino. Presenta le sue opere al Papa, che rimane molto colpito di questo giovinotto geniale. È il 1524. Parmigianino ha poco più di 20 anni e non ha quasi mai lasciato Parma. Che effetto gli fa a Roma, con i suoi fasti, le sue opere, la sua irripetibile congrega di artisti? Sulle ceneri di Raffaello, diciamo sullo stile dell'ultimo Raffaello, che a sua volta è influenzato a Michelangelo, insomma, e la visione di Michelangelo da parte di tutti questi artisti, porta a un cambiamento in quelle che sono le proporzioni, no, vitruviane, e ad aggiungere, diciamo, degli elementi per aggiungere grazia, appunto quella caratteristica che è propria del Parmigianino, graziosissimo pittore, lo chiamerà non a caso Ireneo Affò, che nel Settecento è uno dei primi studiosi del pittore, e diciamo da questo scambio di idee viene fuori questo stile che non guarda più alla natura ma che prende le mosse da 2 artisti eccezionali come Raffaello e soprattutto, in quanto ancora in vita, Michelangelo. È la nascita di quello che molti chiameranno manierismo. A
a partire proprio dalle parole di Vasari, la maniera moderna o grande maniera dei suoi tempi. E Parmigianino ne è uno dei principali esponenti. Molti storici dell'arte parlano di uno stile che si chiama manierismo. Io ho scritto un libro su Parmigianino, anche un libro piuttosto lungo, dove non compare neanche una volta quella parola manierismo. Non ci credo come concetto. Ho sempre un po' sognato di qualcuno che fa l'intervista a Parmigianino e dice come ti senti, come ti pare essere manierista? Il povero Parmigianino, non capisco cosa significa, non ho mai sentito questa parola. Clemente VII sembra apprezzare moltissimo il talento di Parmigianino, ma a quanto pare la sua promessa di fargli affrescare la sala dei pontefici non si avvererà mai. E allora cosa ci rimane del suo periodo romano? Ritratti straordinari come quello di Lorenzo Civo, capitano delle guardie pontificie, ma soprattutto moltissimi disegni che ci fanno conoscere il Parmigianino meno ufficiale, più intimo, spesso più scandaloso. Abbiamo relativamente pochi dipinti del Parmigianino, ma abbiamo più di 1000, una quantità enorme di disegni, alcuni meravigliosi. Forse faceva tanti disegni perché per dipingere ci voleva un committente, ci volevano i colori che costavano tanto, mentre il disegno gli veniva da fare spontaneamente. Tant'è vero che per risparmiare carta faceva il disegno nel retto del foglio e anche dietro. Sono veramente quello che lui sentiva in quel momento. E aveva tanta fretta di disegnare e tanto poco spazio che in uno stesso foglio vediamo note musicali, versi del Petrarca, disegni di testa e un topo morto. Questo era il Parmigianino, incredibile. Nello stesso senso ci sono nell'opera del Parmigianino disegni porno, si può dire, disegni erotici, si dice sempre disegni erotici, ma questo è un po' per pulire la cosa. Questi disegni sono rappresentazioni di scene che anche là non potevano mai diventare dipinti. C'è un esempio di un disegno molto finito del Parmigianino, Marte e Venere insieme, nudi, ma Marte non era il marito di Venere. Il marito di Venere era Vulcano. E c'è anche Vulcano che guarda a due passi di loro, guarda in un modo molto pensivo così. E ha una erezione enorme, quindi pare che gode dall'esperienza di vedere sua moglie nelle braccia di un altro uomo, un concetto, per dire lo meno, inusuale. E io posso immaginare di sera o anche dopo cena con amici che qualcuno dice a Parmigianino: ah, non vuoi fare uno di questi disegni tuoi sporchi per divertirci? È anche possibile che succedesse così. Questo periodo romano di sperimentazioni, di stimoli, di serate tra artisti si interrompe tragicamente il 6 maggio 1527. È il sacco di Roma, una catastrofe epocale dalla quale la città eterna non si riprenderà mai del tutto. Il sacco di Roma ebbe una eco immensa in Europa e oltre.
Fu un evento che segnò la produzione a stampa e manoscritta dell'epoca come pochi altri. I Lanzichenecchi, al soldo dell'imperatore Carlo V, lasciati senza paga, si riversano su Roma depredando, uccidendo, stuprando, distruggendo. I Lanzichenecchi entravano in tutte le case, in tutti i quartieri, specialmente erano accaniti nella zona del Vaticano, perché lì erano concentrate le maggiori ricchezze. I Lanzichenecchi distrussero tutto quello che potevano distruggere, tolsero vite, si scagliarono contro persone, oggetti, testi, opere d'arte. È una cosa terrificante, mai era accaduto questo a memoria d'uomo. Quindi l'artista che si trova lì è in una situazione tremenda e gli artisti che hanno vissuto il sacco, subito il sacco, ne sono usciti traumatizzati tutti. E così, mentre che l'impiissima crudeltà di quelle genti barbare rovinava la povera città, egli fu da quei tedeschi provveduto e grandemente stimato. Fu forzato a fare un numero infinito di disegni d'acquerello e di penna, i quali furono il pagamento della sua taglia. Entrano, sfondano tutto e lui continua a dipingere. I Lanzichenecchi sono stranamente sorpresi da questa compattezza, da questa padronanza di se stessi, di uno che era ancora un ragazzo, perché nel 27 aveva 25 anni, stava uscendo dalla maggiore età, perché allora l'età maggiore era 25 anni. Allora, per far capire che loro esistono, impongono qualche disegno. E il parmigianino lo fa. Uno alla volta contenta tutti, fino a quando se ne vanno. Sappiamo che le cose non andarono così. Parmigianino cerca rifugio, o meglio viene sequestrato nel palazzo del Cardinal della Valle, era uno di questi palazzi di Roma dove tantissime persone trovano rifugio. Esiste ancora un documento a Roma, proprio l'atto di pagamento del riscatto, è una cifra enorme, e abbiamo l'elenco di chi può uscire dal palazzo del Cardinal della Valle. C'è Parmigianino, non è da solo, con lui c'è Jacopo Sansovino e anche Rosso Fiorentino. Il sacco generò la cosiddetta diaspora degli artisti. Andando al di là dell'etichetta, la diaspora degli artisti, questo concretamente che cosa significò? Significò l'esportazione da Roma, dalla Roma clementina, della maniera, appunto chiamata maniera clementina, a prima altri stati italiani e poi soprattutto via la Francia nel resto d'Europa. Che fine fanno tutti questi artisti? Rosso Fiorentino e Benvenuto Cellini fuggono in Francia, contribuendo a diffondere in tutta Europa lo stile che insieme a Parmigianino hanno inventato a Roma. Parmigianino invece ripiega su Bologna. Perché? Forse perché all'epoca Bologna è la seconda città dello Stato Pontificio, forse perché ancora spera in una commissione papale. Ma è proprio a Bologna che nel 1530 Carlo V viene incoronato imperatore da Papa Clemente VII. Vasari ci dice che Parmigianino ritrae l'imperatore di nascosto mentre sta mangiando e ne ricava poi un grande quadro. Poi, quando è il momento di consegnarlo e di darglielo, perché ne era molto fiero, lo scoprono e si accorge che c'è qualcosa che non va. A Carlo V piace moltissimo, ma il Parmigianino dice: no, guardi maestà, questo ritratto io lo debbo aggiustare, c'è qualcosa che non va. Ma Francesco, come mal consigliato a un suo poco fedele o poco saputo amico, dicendo che non era finita, non la volle lasciare. E così sua maestà non l'ebbe ed egli non fu, come sarebbe stato senza dubbio, premiato. Se lo riprende indietro, tra lo sgomento generale, perché mai nessuno aveva rifiutato un incarico così importante. Non è chiaro cosa sia successo ed è difficile pensare che, diciamo, Carlo V lo volesse, Parmigianino sdegnato non glielo volesse dare.
Parmigianino non è mai riuscito a sfruttare veramente le occasioni che il potere gli ha offerto, né quella con il Papa, né quella con l'imperatore. Fu un cattivo consiglio, come dice Vasari, o la sua volontà di terminare l'opera. Non possiamo saperlo con certezza, anche perché di questo ritratto abbiamo solo una copia. Esiste una versione di questa composizione, ma a mio avviso, per tante altre persone, purtroppo non è l'originale, è solo una copia di un dipinto perduto. Si sogna sempre che da qualche parte esiste sempre, che salterà fuori, ma non, fino adesso non sembra molto probabile. E così arriviamo al 1530, anno in cui Parmigianino torna a Parma per dipingere gli affreschi di Santa Maria della Steccata. La sua fama lo precede, ma non è mai riuscito a sfruttare veramente le occasioni che il potere gli ha offerto, né quella con il Papa, né quella con l'imperatore. E come abbiamo visto, nemmeno quella con i fabbricieri della Steccata, che lo hanno imprigionato per inadempienza contrattuale. Ed è proprio in cella che lo abbiamo lasciato. Parmigianino fugge a Casalmaggiore, non ha certamente il tempo di distruggere una parte di affreschi della Steccata perché scappa, non ha il tempo e neanche i mezzi perché ci vogliono i ponteggi per distruggere, poi lui era sicuro di finirla la Steccata. Ho guardato sul computer, Casalmaggiore è a 26 chilometri da Parma, quindi non tanto distante, però era all'epoca sotto il dominio di Cremona, e vuol dire che era libero di vivere là senza problemi dalle autorità di Parma. È a questo periodo, quello di Casalmaggiore, che viene fatto risalire il presunto autoritratto con berretto rosso, così coerente con la visione di Vasari, di un uomo ormai perso dietro l'alchimia, che ha gettato il suo talento per inseguire una chimera. Ma qualcosa non quadra affatto con questa interpretazione. Questo autoritratto, che diciamo pseudo-autoritratto, è molto possibile che sia un quasi ritratto fatto forse dopo la morte del Parmigianino per avallare la calunnia del Vasari sulla questa passione alchemica e dell'oro, della fabbrica dell'oro e questo è molto possibile. Dice anche che verso la fine della vita di Parmigianino è diventato, dice, come un uomo salvatico, un pazzo più o meno, ma non sembra, perché nell'ultimo anno dell'attività del Parmigianino, che muore giovane con 37 anni, Parmigianino dipinge una palla d'altare che troviamo a Dresda, un dipinto di Lucrezia a Capodimonte a Napoli. E dopo fece un quadro d'una Lucrezia romana che fu cosa divina e delle migliori che mai fosse veduta di sua mano. Sono precisi, bellissimi, stupendi e non danno l'impressione di essere opere di un pazzo. Una calunnia quindi quella del Vasari? L'ipotesi della pazzia frana di fronte ai capolavori che Parmigianino produce mentre secondo Vasari dovrebbe essere perso dietro la ricerca insensata dell'oro. Non solo la Lucrezia romana, ma anche la schiava turca, Antea, e il suo quadro più famoso, quella Madonna dal collo lungo che rappresenta una delle vette massime del manierismo. Ma forse a Casalmaggiore Parmigianino è vittima di un'altra ossessione che non si chiama affatto alchimia. Si chiama Santa Maria della Steccata. Evidentemente rimaneva in contatti con Parma perché capisce a un certo punto che nella sua assenza c'è un progetto alla Steccata e hanno coinvolto Giulio Romano, il grande pittore, allievo di Raffaello, pittore di corte di Mantova, Giulio Romano che deve almeno cominciare facendo i disegni con la speranza che farà anche l'affresco per l'abside della Steccata. Giulio
romano si vede raccapitare una lettera da Francesco Mazzola al Parmigianino. Questa lettera esiste ancora nell'archivio della Steccata ed è una lettera in cui Parmigianino gli dice: guarda che questa è una commissione mia, mi hanno trattato male, non mi aspetto da te che tu mi sottragga questa commissione, perché siamo amici, dice, io la amo come lei ama me. C'è un altro disegno straordinario di un Parmigianino barbuto ma molto elegante, come dire, ben tenuto, con dietro di lui tre delle vergini della decorazione della Steccata. Questo disegno è un disegno molto particolare, perché l'idea che un artista si collega con un'opera in quel modo, per dire sono stato io a fare questo, è quasi unico all'epoca. Quindi in qualche modo almeno Parmigianino sogna di tornare per fare l'affresco, che chiaramente non farà mai, e forse non ha capito completamente quanto a questo punto è odiato dai fabbricieri, dalla Steccata. E quindi Parmigianino, quando, diciamo, scrive a Giulio Romano da Casalmaggiore, che è il posto oltre confine più vicino in assoluto che potesse scegliere, no? Al di là del Po, evidentemente pensava di tornare, non sapeva che sarebbe morto all'improvviso nel mese di agosto. Così finisce la vita di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino. Un artista dal talento prodigioso, offuscato dall'ombra dell'alchimia e della pazzia. Un uomo in cerca di un'occasione che la sfortuna, il potere e le vicende storiche gli hanno negato. Pensava di diventare, di affrontare una carriera fortunata, e si trova, diciamo, a Roma a sostituire Raffaello nel peggior momento che gli si potesse augurare, a lui e a, diciamo, a tutti coloro che sono stati presenti. Il sacco di Roma certamente mette fine a queste sue aspettative, chiamiamole così, di carriera. Successivamente questa carriera, che sembrava si potesse continuare a Bologna, ugualmente viene meno. Poi torna a casa e, diciamo, forse i suoi compatrioti sono quelli che lo trattano, che lo maltrattano più degli altri. Non ha fatto altro che rincorrere la fortuna senza veramente riuscire a prenderla. E allora cosa rimane di questa indagine su Parmigianino? Rimane il mistero di una vita che ancora deve essere studiata. Rimane la bellezza della sua arte, quella che nessun biografo, nessuna avversità storica, nessuna morte potrà mai diminuire. Rimane l'incredibile genio di un artista che ancora deve conquistare il suo posto nella storia dell'arte. Si può dire per il Cinquecento italiano c'è Leonardo, c'è Michelangelo, c'è Raffaello, c'è Tiziano, dopodiché sono tutti meno noti, ma tra quelli meno noti senz'altro Parmigianino è uno dei più grandi. Perché è grande? Perché le figure che ritrae sono vive, sono tutte in movimento, non c'è nulla di statico nella pittura del Parmigianino. Ecco, questa è la grandezza del Parmigianino, di saper dipingere gli opposti, secondo me, e soprattutto di dare vita ai suoi personaggi. Sono tutti vivi ancora. Thank you.